Benvenuti e benvenute a Costruire Sostenibile, il podcast di Marlegno che vi racconta tutti i segreti del costruire in legno. Io sono Federico Buelli, oggi insieme a me è tornato a trovarci Emanuele Beati. Ciao Emanuele. Ciao Federico. Emanuele è responsabile dell'area immobiliare di Marlegno e oggi parliamo di bioquartieri, di residenze, quindi unità abitative che si differenziano dalle ville, perché andiamo a realizzare appartamenti, bifamiliari, quindi complessi, quindi residenziali, abitativi di più persone. Abbiamo parlato di come si vive in un bioquartiere, abbiamo parlato di risparmio energetico, abbiamo parlato di diversi aspetti sulla vita del bioquartiere, ma oggi parliamo in realtà di come vengono costruiti, come si costruiscono le residenze. C'è una modalità costruttiva che tiene in considerazione due aspetti: quello più prettamente immobiliare, quindi di vendita e quindi acquisto nel mercato immobiliare dell'appartamento, e quello che anche di ingegnerizzazione, di innovazione costruttiva, che consente anche di avere dei costi che sono più vicini al mercato immobiliare, quindi che aiutano anche la vendita di un appartamento piuttosto che una bifamiliare. Ecco, questo è un tema affascinante, ne parliamo oggi con te e quindi entriamo già subito nel primo dettaglio, insomma nella prima domanda di come vengono pensati e costruiti i nostri bioquartieri. Sì, in realtà tutto è nato dalla volontà di proporre anche sul mercato immobiliare quello che già facevamo, diciamo, per i privati, quindi proporre un certo tipo di tecnologie, le nostre, quindi le pareti prefabbricate in legno, a telaio, prodotte da noi, un certo tipo di impiantistica, un certo tipo proprio di filosofia costruttiva, anche nell'ambito immobiliare, cosa che fondamentalmente non c'era, non esisteva. Chiaramente per farlo abbiamo dovuto iniziare a pensare e a ingegnerizzare, a modulare anche le soluzioni, proprio per cercare di contenere i costi, perché il prezzo finale lo fa soprattutto il mercato, chiaramente. Certo. Quindi noi dovevamo cercare di proporre sul mercato un prodotto alternativo, diciamo a parità di costo di quelli, diciamo, tradizionali, ma con una qualità maggiore, con delle tecnologie nuove e differenti. Negli anni poi, diciamo, abbiamo sempre più spinto questo tipo di modularità, di prefabbricazione, fino ad oggi, dove stiamo cercando di pensare, progettare, proporre addirittura proprio delle soluzioni modulari, nel senso che è prefabbricate direttamente qui in azienda prima di essere portate poi in cantiere. In questo modo l'idea è quella proprio di riuscire addirittura a proporre sul mercato dei prodotti anche un po' al di sotto del valore del prezzo di mercato attuale. Prodotti di qualità, perché parliamo sempre di una prefabbricazione in legno, sì. E quindi tutto, diciamo, si porta con sé tutto quello che sono gli aspetti che abbiamo parlato spesse volte in questo podcast, del costruire in legno, delle qualità e quindi della differenza che c'è tra una modalità costruttiva differente da quella in legno e quella prettamente in legno che noi che Marlegno quindi utilizza e porta avanti già da diverso tempo. Questo aspetto è interessante. Siamo in un mercato che è quello immobiliare, quindi tendenzialmente sono due tipi di clienti: quello che viene da noi in Marlegno vuole costruire una villa, quindi qui parliamo con i commerciali, quindi è una scelta del cliente. Noi, Marlegno costruisce e realizza con le case su misura. Da con te invece è un altro punto di vista, perché il cliente viene a scegliere quello che in realtà è già stato progettato, costruito, pensato dall'azienda, quindi messo in vendita. Siamo in un mercato immobiliare, ce lo siamo detti, ma ci tengo a fare questa differenza qui, perché quando uno va in un'agenzia immobiliare per cercare un proprio appartamento, la propria casa, si trova anche una casa in edilizia, quella di Marlegno, quelle che anche tu hai in vendita nei tuoi famosi
giornate in cui apri le residenze, apri le porte alle residenze e fai vedere le modalità costruttive del cliente, si trova di fronte un appartamento diverso, un appartamento veramente molto diverso per tipologia costruttiva. Far capire a lui che è costruito in modo differente è una cosa per me importante. Questo tipo di modularità di cui tu parlavi, cioè modello di casa, perché poi alla fine non è, sono uguali ma non sono poi tutti uguali. Sì, esatto, cioè dipende tanto chiaramente dall'operazione che si va a fare, dall'operazione immobiliare, perché tutto nasce poi dal contesto, dal terreno che viene scelto e quindi da quello che poi si può andare a realizzare. Alle volte abbiamo realizzato dei bioquartieri composti da solo villette, in altri casi appartamenti e ville, appartamenti in villa, quindi diverse soluzioni, diversi layout. Quello che però rimane è appunto la tipologia, le tecnologie utilizzate e la qualità del prodotto, chiaramente. Spesso e volentieri, appunto per quello, andiamo a fare degli open day su questi cantieri, proprio per fare un po', toccare con mano, spiegare all'interno dell'appartamento quali sono queste tecnologie. E quindi spiegare il valore aggiunto di queste case, chiaramente. Dopodiché, in realtà, il cliente ha ancora tutte le possibilità di personalizzazioni all'interno della casa. Questa era una domanda che volevo farti. Esatto. Cioè, se parliamo di questo, però c'è un grado di personalizzazione anche qui. Assolutamente. Per cui è vero che magari l'aspetto esteriore, l'aspetto dell'edificio è stato chiaramente progettato, pensato, autorizzato dal comune, da noi. Però internamente poi abbiamo magari diverse soluzioni, dal trilocale al quadrilocale, piuttosto che la villa, villettina, schiera che sia, ma anche da un quadrilocale all'altro ci sono diverse soluzioni, più che altro legate poi alle personalizzazioni che il cliente può mettere in campo grazie ai nostri project manager che seguono il cliente e che quindi gli danno, diciamo, tutte quelle dritte, tutte quelle possibilità di personalizzazioni. Chiaramente poi il cliente farà le sue valutazioni su quello che gli piace o non piace, farà le proprie scelte dai nostri fornitori, in modo che poi la casa, diciamo, venga ritagliata su misura, sulle esigenze e sui gusti del cliente. Beh, interessante questo progetto di prefabbricazione, di modularità, che ci consente di entrare in un mercato a un prezzo minore, inferiore. Come recepisce il mercato questa dinamica? Cioè, uscire già, quindi dire ok, riusciamo a garantirti una qualità del vivere, una qualità del benessere, un risparmio energetico. Abbiamo già parlato anche in precedenza di quanto siano energivori questi appartamenti, e d'altra parte quindi come risponde il mercato in questo? Questa è la domanda poi ti faccio. C'è una richiesta? Sì. È ancora un po' prematuro? Non si aspettano di venire a vedere una casa in bioedilizia? Oppure ormai oggi è abbastanza, diciamo, sta nella normalità di andare in un'agenzia immobiliare ed essere, trovarci di fronte alla presentazione di una residenza in legno? Anche qui ci sono due tipologie di clienti. Ci sono quelli che arrivano già con le idee molto chiare e quindi cercano questo tipo di prodotto oggi. In passato erano delle mosche bianche, sinceramente erano veramente rari questi tipi di clienti. Invece sempre più il cliente arriva molto, molto informato, e proprio per questo magari arriva, partecipa a qualcuno dei nostri open day, perché magari anche più di uno. Così come invece poi ci sono clienti che invece non hanno questo tipo di, magari, di pensiero come primo pensiero, arrivano perché piace magari la zona, piace il progetto dal punto di vista estetico, e sono attratti magari anche dal prezzo e dalle metrature. Dopodiché, accompagnati, diciamo, dai nostri project manager piuttosto che negli eventi, capiscono il valore aggiunto e quindi poi magari si innamorano e capiscono qual è il vero valore della casa. Che arrivano non è... per una ricerca di una casa e si trovano una casa in bioedilizia. Quindi quello che possiamo dire a tutti quelli che ci ascoltano è che esistono appartamenti, quindi residenze,
condomini, piccoli condomini, sì, costruiti in bioedilizia in legno. Quindi venite a scegliere, venite a vedere, a trovare Emanuele in Marlegno, che vi racconterà quelli che sono i progetti, le case che sono ancora in vendita. E quindi partecipate alle porte aperte, a questi open day, e soprattutto pensate che c'è anche un'edilizia differente da quella, diciamo, di tipo tradizionale, comunque costruita in laterizio o in cemento armato. Grazie Emanuele, è stato con noi, abbiamo conosciuto un po' di più della modalità costruttiva delle residenze, quindi venite a trovare Bioquartieri con Emanuele. Grazie a tutti, grazie. Costruire sostenibile è il podcast dedicato all'edilizia in legno. Se hai richieste o domande, lasciaci un commento e ricordati, costruire sostenibile fa la differenza.